Vediamo adesso, una boccia ottima, ottima di Savoretti, sono circa 35 dietro il pallino, il pallino non si vede, ora c'è un volo sulla boccia del punto, colpisce bene, vediamo chi ha buon gioco a fondo tavola, rimane il punto di Savoretti, ora l'accosto Formicone. Ottima anche la boccia di Gianluca, la mette quasi dove era quella di Mirko in precedenza. Fiato abbastanza sospeso sugli spalti. La alza di circa 10 centimetri. Sbaglia, brutto errore. Brutto errore, ci abbiamo anche un pallino scomodo in questo momento. Ora Emiliano dice che sicuramente Savoretti verrà su con l'accosto. In fondo in questa partita di errori se ne sono concessi entrambi, bisogna essere impeccabili. Vediamo, la direzione sembra ottima, vediamo se la forza lo è. Passa Mirko Savoretti, fa un punto bellissimo, copre anche mezza boccia, fa due pezzi le bocce. Vediamo se colpirà. La prende benissimo, la prende dove doveva essere fatto. Ricordo ancora il punteggio, 11 per Savoretti, 10 per Formicone. Mirko deve tenere un ottimo punto perché rischia anche di perdere partita. Come può rischiare di farla se si mette veramente preciso? Vediamo come sale. È un po' lunga sta boccia. Se lo fa. No, la boccia va via, calcio di rigore in questo caso. Calcio di rigore per Formicone a 70 se la sbaglia centimetri. pure adesso, insomma. Giustamente Emiliano dice se la sbaglia adesso non la vuol vincere questa partita perché il tiro è piuttosto semplice. La tira senza tanto starci a riflettere, la boccia sembra ottima. Credo che la partita si chiuda qui e così vince Gianluca Formicone per 12-11, va ad affrontare Giuliano De Nicola e mentre l'altra semifinale, ribadisco, è quella tra Palma e Sabatini.